cari amici, una puntata veramente particolare quella di oggi, perché parliamo di vivaismo, vivaismo forestale. Sì, perché ci troviamo a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, dove andremo a visitare una bella realtà aziendale che ha proprio l'obiettivo di produrre le piante forestali. Quindi una puntata che vi consiglio assolutissimamente di seguire. Al mio fianco c'è il titolare, Franco Fazio, che ci illustrerà appunto ciò che producono, ciò che fanno, qual è il ciclo di lavorazione, di produzione di una pianta, e quindi insomma sicuramente anche questa sarà una bella puntata di Turismo Verde. Allora Franco, Alasia Plant, questo è il nome dell'azienda, vero? Nasce da dove? Alasia Plant Magna Grecia nasce da una fusione di due società, Alasia Plant, che è una società del Piemonte, che è il mio socio, e Vivai Magna Grecia, che era il mio vivaio che ero a Catanzaro Lido negli anni 90. Da qua abbiamo fatto poi una fusione per avere una visione di produzione di piante forestali per tutta l'Italia. Quindi abbiamo fatto Alasia Plant Magna Grecia nel 2001 e siamo partiti da qua, almeno per il centro sud, e questa società che produce circa 2 milioni di piante annuali per le varie regioni, chiaramente anche per i privati, no? Diciamo che la maggior parte per i privati. Che tipo di piante? Quali sono le piante insomma, di maggiore produzione? Le piante di maggiore produzione sono le piante classiche dei rimboschimenti, dai castagni, i pini, gli abeti, i faggi, pioppi, tutte le conifere in genere, poi anche la macchia mediterranea per tutti i litorali. Abbiamo fatto una parentesi che comunque ha funzionato abbastanza sulle short rotation, sarebbero le piantagioni delle piante a rapido accrescimento, quindi parliamo di eucalitti, robinie, pioppi e salici, che comunque ancora in minima parte stiamo vendendo, però ci sono stati anni importanti su queste piantagioni. Allora, questo è solamente un accenno di quello che vedremo in questa puntata, perché ora inizia la vera appunto puntata di Turismo Verde, perché andremo a vedere la produzione di queste bellissime piante qui a Soveria Mannelli. Quindi ci accompagni, Franco? Certo. Andiamo. Quindi iniziamo a vedere la produzione di queste piantine. In questo caso parliamo di piantine, di piante di castagno, vero? Castagno, perché siamo circondati da piantine di castagno. Sì. Io nelle mani ho una padella, così si chiama. Padella, sì, un contenitore alveolare. Ok, quindi qui dentro viene messo il terriccio. Un terriccio formato da che cosa? Allora, il terriccio viene preparato da noi affinché sia un terriccio rustico, sì. Nel senso, noi all'interno del terriccio mettiamo la terra vegetale recuperata, sì. Gli sfalci di erba fatti macerare per un po' di anni. Perché è sostanza organica quella? È sostanza organica, miscelata con un po' di torba che compriamo, l'unica cosa che compriamo, perché le piante vengono allevate con questo terriccio rustico, perché poi le piante vanno a finire in zone difficili, quindi nelle montagne nessuno poi le può accudire come, certo, potrebbero essere accudite con un terriccio bellissimo, con una serra riscaldata, certo, con una serra ventilata. Devono essere pronte insomma per affrontare una vita insomma certamente non facile per quanto riguarda il terreno. Bravissimo, no? Bravissimo. Infatti molte volte le nostre piante magari possono sembrare brutte alla parvenza, però comunque sono forgiate, certo, diciamo. Che poi è quello che conta, no? Allora, quindi si mette il terriccio in queste padelle, in questi contenitori. In questi contenitori. Oppure in questi contenitori singoli. E quindi dopodiché viene messo il seme.
Perfetto, dopo viene messo il seme, okay. E questi contenitori, rispetto ai contenitori degli anni 50 e 60 della Forestale, dei vivai, sì, cui io anch'io ho partecipato nel lavoro di quando ero giovane, all'epoca c'erano i vasi, le fitocelle, cioè erano dei vasi lisci, che però creavano un sacco di problemi per i rimboschimenti perché le radici spiralavano, facevano delle, okay, spiralizzazioni. Sì. Adesso poi le tecnologie, sì, eccetera, sono andate avanti e quindi tutti i contenitori forestali sono con delle costole, sì, sia questi alveolari sia i vasetti hanno delle costole. Quindi le radici, diciamo, le scendono, radici scendono giù a fittone. Bravissimo. Poi sono tutte le piante, okay, sono sollevate da terra, okay, quindi le radici, che ve ne faccio vedere una, sì, le radici sono tutte pronte qua, atrofizzate, okay, e quando andranno poi nel sito di destinazione, nell'impianto, sono pronte a partire e a scendere verso sotto. I semi vengono prelevati da dove? Bravo. Sono sempre semi di vostra provenienza oppure no? Bravo, bellissima domanda. Questa è una domanda molto interessante. Allora, noi come politica aziendale abbiamo scelto di raccogliere le ovviamente sementi. Si parte da un seme di non buona qualità. Sì, certo. E oltretutto abbiamo scelto quello di salvaguardare la biodiversità delle varie regioni, stimolati anche dalla regione Puglia, che onestamente è stata una delle prime regioni che ha voluto esclusivamente le loro piante forestali che siano raccolte nei loro boschi da seme pugliesi. Da qua io molto volentieri sto facendo queste raccolte regionali, quindi per la Puglia facciamo le raccolte nei boschi da seme pugliesi e per la Calabria facciamo le raccolte nei boschi che ci indica la regione. Ci sono delle varietà specifiche oppure insomma in questo caso per esempio di castagno? No, non è una questione di varietà. Il castagno Varietà generica, diciamo. Sì, è il frutto. Il frutto genera una piantina che è un selvatico. Okay. Ecco, poi questi saranno i futuri portainnesti, oltre a essere merce da rimboschimento, sì, è anche merce per i futuri innesti, per innestare poi le varietà. Che ognuno quindi ci sono due vie, diciamo, di vendita, ci saranno. Quindi una via per il rimboschimento, l'altra via per la fruttificazione, per la produzione, esatto, appunto, sì, dei castagni. Sì. In questo caso poi devono essere innestate. Sì. L'innesto dopo quanto avviene? L'innesto avviene dopo 2 anni, diciamo, al secondo anno. Le piantine che stiamo vedendo adesso hanno un'età, quanti mesi allora, hanno? Questa per esempio, è una piantina seminata nel mese di marzo. Questa è stata seminata nel mese di marzo, c'è questo ricaccio nuovo, a settembre sarà una quarantina di centimetri e sarà tranquillamente venduta come piantina di un anno. Invece questa? Questa è la piantina dell'anno scorso, cioè okay, è uguale a quella dell'anno scorso, però c'ha la nuova vegetazione di questo secondo anno, sono le piante avanzate non vendute dell'anno scorso, quindi questa è già una piantina di 2 anni, quindi già pronta anche per innestare per l'altro filone di vendita delle piante innestate, che comunque anche noi come vivaio innestiamo. Che tipo di innesto si pratica su una pianta di castagno? Il castagno si innesta a doppio spacco inglese oppure a spacco pieno, queste sono, oppure gemma dormiente in agosto. Quindi, diciamo che ci deve essere una maestria anche nell'innesto, soprattutto nell'innesto, perché non è una tecnica facile. Può sembrare apparentemente facile, ma non lo è, perché insomma ci deve essere molta professionalità. No? Ma specialmente il castagno. Il castagno, rispetto alle frutte dal melo, pero, ciliegio, il castagno è più complicato perché non riusciamo, non riusciamo a superare il 50%. Quindi il 50% degli innesti andrà perso. Sì, sì, vero, vero. Come le dicevo, sì, le radici atrofizzate, siccome, okay, sono sollevate, queste non toccano terra, sì, quindi si fermano. E arriverà il momento, troveranno la terra dove uno le va a impiantare e queste continueeranno il loro... Quindi verranno impiantate verranno tolte, verrà ovviamente tolto, dal... Verrà tolto, okay, il vasetto, capire, con, okay, col petto di... Ecco. E questa, vedete, è una piantina per essere pronta per essere impiantata. Non spiralata. Perfetto. Questa è una bella piantina. Già micorizzata pure, eh? Noi, sì, abbiamo iniziato da quest'anno, non da questa ma da questa, a micorizzare il terriccio solo del castagno per adesso. Però vorremmo arrivare... Però spieghiamo... Che cos'è? Che significa?
La micorizzazione sono dei batteri. La signora Maria che ci sta seguendo. Sono dei batteri che si mettono nel terriccio, okay. Che vengono attivati con l'umidità, e questi sono sia dei batteri sia dei funghi che si integrano tra di loro, sì. E danno più alla piantina, danno più stimolazioni radicali, sono comunque si crea delle endomicorrize, delle micorrize all'interno della zolletta che si difendono meglio in tutte le avversità, perché comunque sono trattate con questi funghi buoni e batteri buoni. Continuate a seguirci, non è ancora finita, qui da Soveria Mannelli. In questa azienda si producono anche delle piante dedicate alla cosmetica, quindi alle industrie, diciamo, farmaceutiche, alle casse farmaceutiche, se non erro, vero Franco? Esatto, sono tre o quattro anni che stiamo lavorando con delle importanti nomi di ditte farmaceutiche e di cosmetica del centro Italia. Facciamo delle produzioni dedicate. Ci ordinano delle piante, però loro le vogliono già in una dimensione superiore. Sono sempre delle piante forestali, nomino tanto per nominare qualcosa, sì. Il biancospino o la ginestra o i cornus, i cornioli, però loro non le vogliono come la pianta classica di forestazione, sì. Ma la vogliono già in un contenitore con più terra, e quindi sono delle coltivazioni dedicate solo ed esclusivamente per queste ditte di... Quindi per esempio questa è una pianta di biancospino. Questa è una pianta di biancospino, bravissimo, che credo, sì. Però siccome l'acquista una ditta farmaceutica di prodotti naturali, sì. Di medicina naturale, quindi credo che il biancospino sia la base di qualche... Certo. Qualche medicina naturale, questa, diciamo, è pronta per più o meno questa, pronta. No, ancora. Ci deve passare ancora. tutta l'estate, tutta la vegetazione. Okay. Saranno delle piante che verranno da un centimetro di diametro, con un apparato più grande e il vaso chiaramente più grande. Comunque sempre con lo spirito della scanalizzazione per evitare la spiralizzazione. Altri luoghi di questa azienda, quindi altre piante che andremo, insomma, di cui andremo a parlare. In questo caso parliamo di macchia mediterranea, vero Franco? Esatto, in questo caso noi produciamo anche molte piante di macchia mediterranea. Sì. Diciamo che le facciamo quasi tutte, non tutte, ma comunque ne facciamo dal lentisco al... sarebbe pistacchio lentisco, dal terebinto, che sarebbe un'altra, cioè sarebbe il selvatico, sì. Del pistacchio, facciamo la filirea, facciamo la sughera, facciamo il leccio. Queste piante sono ingenti. Nelle mani che cosa hai adesso? Io ho un lentisco. Okay. È una piantiera di quanto tempo? Quanti mesi c'ha? No, questa c'ha un anno e questi 2 mesi di vegetazione. Questa qua è di 2 anni, ormai andrà verso i 2 anni. La riproduzione è sempre per seme? Riproduzione è sempre per seme, perché le piante forestali vanno esclusivamente prodotte per seme. Quindi per talea? Non per talea e neanche da meristema e neanche, sì. Da micropropagazione. Perché? Perché ci va la biodiversità. Perché noi quando facciamo la raccolta sementi dobbiamo farla da più piante, da più luoghi, affinché se una pianta potrebbe essere malata oppure portatore di un virus o di una virosi, quindi poi magari fra 50 anni tutto un bosco magari di 40.000 querce, per esempio, fra 40 anni morirebbe se si porta nel bagaglio si porta una malattia. Invece questa raccolta differenziata...
fa parte della biodiversità. Quindi diciamo che abbiamo questo obbligo di raccogliere sementi da più punti, insomma, e da più piante. Per garantire la salute delle piante, quindi la salute del biosistema. No? Bravissimo, sì, fa parte di questo. Sì. Ok, continuate a seguirci perché ancora c'è tanto, tanto, tanto da farvi vedere. Continuare il discorso della biodiversità, parliamo ora anche di piante da frutto, che non sono insomma quelle piante da frutto che si possono trovare in un classico vivaio, ma sono quelle piante da frutto di varietà antiche, possiamo dire rarissime oramai, no? nel trovarle. Sì, questa è una mia passione però, molto ma molto personale, quindi nell'ambaradan di tutto il vivaio di produzione mi diverto a momenti anche col buio la sera, a momenti a recuperare tutte queste specie veramente perse, straperse. Per esempio questa è una mela cudicinutu, okay. Quindi già il nome quindi è proprio locale. Per recuperarla ho dovuto, per esempio, 3 anni fa andare a pulire dai rovi una proprietà di questo qua che c'aveva sta pianta. Poi l'anno dopo potarla per fare dei ricacci nuovi, poi l'anno dopo ancora riuscire ad avere delle gemmette per poter produrre magari 10-20 piante. Però comunque questa è una cosa che ci credo, almeno io personalmente, che un giorno, se avrò modo di trovare qualche aiuto che ci crede come me anche qua in azienda, potrebbe essere anche il futuro dell'agricoltura. Sarà un nuovo indirizzo produttivo magari. Sarà magari un mercato molto di nicchia, però io ci credo, e poi fa parte della biodiversità che parlavo prima, che comunque è la nostra filosofia di azienda. Benissimo, restate con noi. Nelle mani ho una piantina di pino silano, vero? Ecco, sto diventando anche agronomo questa mattina. Allora, ci siamo spostati quindi sotto le serre delle conifere, vero Franco? Siamo sotto gli ombrari delle conifere. Gli ombrari. Perché noi, devo anche dire questo, noi abbiamo messo questi ombrari che ci servono solo nella prima fase di coltivazione. Noi usiamo gli ombrari dal 30 di aprile a Ferragosto. Poi da Ferragosto in poi le piante ritornano a essere in sole pieno affinché si possano indurire con l'escursione termica che c'è la notte qua da noi in montagna. Quindi così portiamo le piante, le facciamo sollevare col 50% di sole in questa fase primaverile e poi le facciamo indurire nella fase preautunnale. Le fate fortificare in un certo senso. No? Sì, sempre per quel discorso che ho detto prima, perché poi vanno nei siti difficili. Dovranno vivere in ambienti difficili, in terreni difficili. Sì. In mano abbiamo le piante più classiche delle conifere che produciamo, parliamo di pino laricio, sarebbe il pino nostro silano, la Douglasia e l'abete bianco. Qua poi siamo su un altro ragionamento che dobbiamo fare. Prima abbiamo parlato del castagno di 6 mesi o di 2 anni. Qua comunque sulle conifere non possiamo fare a meno di arrivare ai 3 anni, perché meno di 3 anni una piantina è ancora quasi una plantula. Okay. Considerate che questo abete bianco già c'ha 1, 2, 3, 4, siamo al 5º anno. Okay. È una pianta molto strutturata, molto bella, però dobbiamo partire minimo dal 3º anno per poterle vendere. Questa già è una pianta comunque quasi arrivata, quest'anno sarà l'ultimo anno che la metteremo in vendita, poi dobbiamo cambiare vaso, dobbiamo metterla in un vaso più grande per portarla
magari in una produzione di albero di Natale, perché abbiamo anche questi tipi di produzione, produciamo gli alberi di Natale in vaso, direttamente in vaso, non piantati e poi tagliati con la motosega, proprio prodotti esclusivamente in vaso, quindi c'è anche questa come dire, continuazione di vita delle piantine, certo, per non distruggerle, chiaramente. Certo, certo. Tu prima hai fatto un gesto molto significativo, hai praticamente contato il numero dei rametti, dei palchi, no? Il numero dei palchi, cioè ogni anno è un palco, okay, perché riesce a fare solo una vegetazione, quindi okay, vedi, questo sarà questo anno, questo, okay, e sarà, quindi, solo questo, non ci sarà qua un altro palco, okay, invece questo sarà 1, 2, 3 e 4, questo è il quarto anno, però andiamo verso il quinto. Andiamo verso il quinto. Anche, quindi, qua siamo già 1, 2 e questa va al terzo, e qua sì, siamo al terzo anno pure, perché il primo anno è una plantulina, non la notiamo, questo è il secondo anno e questo è il terzo anno. Senti Franco, tante piante, voi avete una grande produzione, ma questa produzione dove va a finire? Cioè, qual è il vostro mercato? Il nostro mercato non è solo calabrese sicuramente. No, non è solo calabrese, noi lavoriamo su tutto il centro-sud Italia, produciamo circa 2 milioni di contenitori ogni anno, e quindi inseguiamo i clienti nelle varie regioni dove loro, come dire, se sono i privati, approfittano dei contributi dello Stato, della Comunità Europea, dei vari PSR, ci sono dei contributi appositi, che chi è proprietario di un terreno chiede un contributo, la Comunità Europea glielo concede e poi siamo noi ad andarle a cercare, certo, e cercare di vendergli le piante, chiaramente il business va fatto. E certo, poi ci sono anche gli enti pubblici che fanno dei ripristini, per esempio la Snam Rete Gas, come può essere la società Autostrade, come possono essere... cioè tutti quei ripristini che quando i luoghi si devono ripristinare, i luoghi devono mettere o le piante che c'erano o con nuova progettazione. Quindi, diciamo che voi non fate solamente produzione e vendita, ma fate anche sperimentazione e ricerca, no? E stiamo vedendo proprio un laboratorio, diciamo un'aula dedicata proprio alla sperimentazione, anche in sinergia con alcune scuole che di tanto in tanto vi vengono a fare visita, vero? Sì, in realtà facciamo anche questo da un bel po' di anni, in ogni caso con l'aula didattica e la fattoria didattica, perché tutto il vivaio l'abbiamo fatto diventare fattoria didattica con la legge di orientamento, quindi facciamo l'alternanza scuola-lavoro con le scuole agrarie e poi facciamo le visite guidate con i ragazzini delle scuole primarie, e in più siamo partner, facciamo spesso e volentieri partner con università, con enti di ricerca per dei vari progetti. Più che altro noi siamo più concentrati sulla desertificazione, sul cambiamento climatico in realtà, quindi certo, ci stiamo molto impegnando a cercare di trovare la soluzione affinché come dire, la scienza ci possa aiutare a scegliere un miscuglio o un qualcosa affinché le piante possano resistere di più quando si piantano in zone più desertiche, più certo, difficili, ancora certo, più difficili. Quindi... Certo. Che dire, veramente una bella realtà questa di Soveria Mannelli, all'Asia Plant. Devo ringraziare Franco Fazio per l'accoglienza e soprattutto per la professionalità. Un vero imprenditore che ha creduto in questa attività. Tra l'altro mi diceva che Franco prima era un dipendente pubblico ed ha avuto il coraggio di lasciare il cosiddetto posto fisso per buttarsi nell'attività imprenditoriale. E visto insomma i risultati, hai avuto ragione. Sì, io devo ringraziare. Perché mi ha colpito questo di te. Devo ringraziare voi per questa visita, sicuramente. Sì, questo diciamo che è un fatto diciamo, più privato, insomma, il fatto sì, che mi sono licenziato da un ente pubblico, però mi stava stretto la mia voglia di fare. Però io l'ho detto perché in Calabria se si vuole fare imprese, se la si vuole fare veramente in maniera seria, la si può fare. Tu, per esempio, sei la dimostrazione, no? Sì, in realtà sì, io lo faccio. Era una cosa che io non avrei neanche detto, però comunque ti ringrazio anche per averla detta, perché io credo che uno si deve rimboccare le maniche, quindi nel sud bisogna darci una svolta.
Da Soveria Mannelli chiudiamo questo servizio, questa puntata di Turismo Verde. Abbiamo visitato questa bellissima realtà qui di questo luogo, anzi devo dire grazie al titolare, a Franco Fazio, per averci accolto nella sua realtà con tanto, insomma, affetto, tanto calore. E che dire, grazie per averci seguito. Alla prossima puntata con Turismo Verde.